Allora, video breve per commentare così al volo, a caldo, quelli che sono stati i risultati, no? Che sono maturati questo pomeriggio per quanto riguarda il girone C, quello che ci interessa, e soprattutto andiamo a vedere i risultati delle squadre che stanno lottando con noi per acciuffare, diciamo, un piazzamento nei playoff. E nel video di ieri parlavamo, no? Avevo detto che tra i punti negativi che avevo messo per quanto riguarda il rinvio, no? della partita tra Catania e Taranto, tra gli aspetti negativi avevo detto proprio questo: abbiamo fatto tanta fatica, no, per acciuffare questo decimo posto, perché alla fine ti permetti di andare ai playoff e vedi la classifica, psicologicamente ti trovi lì al decimo posto dopo tanto tempo che abbiamo lottato per acciuffare questa posizione, e sapevamo che oggi ovviamente saremmo scesi, no, in classifica, perché qualcuna di queste squadre sicuramente avrebbe fatto punti, però devo dire che sono abbastanza soddisfatto, ecco, sono soddisfatto soprattutto per i risultati che stavano maturando alla fine del primo tempo. C'era qualche risultato a sorpresa che stava un po' così, ci stava complicando la classifica un po' più del normale, del previsto. Allora, partiamo dal primo: Picerno-Avellino 0-1, bene, molto bene, visto che il Picerno sta lottando con noi per acciuffare la griglia dei playoff. In questo momento Picerno ha 43 punti, quindi gli stessi identici punti nostri, stesse partite giocate. Ricordiamo che la classifica è un po' così particolare, un po' difficile da decifrare, perché ci sono squadre che hanno 34, questa è la 34esima giornata, ci sono squadre come per esempio la Juve Stabia e Latina che hanno giocato tutte e 34 le giornate. Ci sono squadre come noi o anche il Picerno che hanno 33 partite, il Campobasso ne ha 32 e addirittura il Taranto 31. Quindi un attimino andare a decifrare la classifica con alcune squadre che hanno due partite in meno, alcune hanno tre partite in meno, alcune le hanno giocate tutte, è un po' così relativo. Però attestiamoci a quella che è la classifica al momento, e quindi la sconfitta del Picerno in casa con l'Avellino per noi è importante, perché così il Picerno non ci scavalca, rimane a 43 punti insieme a noi, quindi importante il risultato. Poi da sottolineare anche il Foggia, il 5-2 del Foggia, che rifila altri 5 gol in casa, quindi 10 gol consecutivi in casa, 5 a noi e 5 al Campobasso. Io personalmente ho visto il primo tempo e vi posso dire che il Campobasso ha giocato un ottimo primo tempo, infatti era in vantaggio 1-2 a quel di Foggia. Poi ho cambiato partita nel secondo tempo, sono passato a vedere quella tra Juve Stabia e Catanzaro, perché mi sorprendeva il vantaggio della Juve Stabia contro il Catanzaro, che è una squadra molto forte e molto organizzata. E poi a fine partita sono andato a vedere il risultato e l'ho lasciato 1-2 e l'ho ritrovato a 5-2, quindi non so cosa sia successo nel secondo tempo, ma sappiamo che il Foggia, se ingrana la marcia, è una squadra pericolosa, soprattutto lì davanti. Quindi Campobasso, che in questo momento rimane a 40 punti, quindi a 3 punti da noi, perché a fine primo tempo vincendo aveva acciuffato, no? Proprio ce l'aveva acciuffata a 43 punti, ricordando che hanno 32 giornate giocate, quindi hanno una partita in meno rispetto a noi. Quindi fortunatamente poi non hanno fatto punti, quindi sono scesi di nuovo a 40, e quindi in questo momento hanno una partita in meno rispetto a noi, 32, noi ne abbiamo 33, però loro hanno 40 punti, quindi occhio anche al Campobasso, che poi fuori casa gioca abbastanza bene. Juve Stabia Catanzaro, come vi dicevo prima, fortunatamente anche qui nel secondo tempo si è sistemato il risultato, 1-1, perché nel primo tempo era in vantaggio la Juve Stabia, con il Catanzaro che addirittura è rimasto in 10 per l'espulsione di Martinelli per doppio giallo. Poi il solito Biasci, Tommaso Biasci, che è arrivato a gennaio nel Catanzaro in prestito, mi sembra, dal Padova, ha già realizzato 6-7 gol, tra l'altro un gol ce l'ha fatto anche noi al Massimino, e ha sistemato un po', diciamo, la partita è finita 1-1, quindi la Juve Stabia è tornata di nuovo in basso in classifica. In questo momento la Juve Stabia ha 43 punti, ha gli stessi punti nostri, però con una partita giocata in più, 34, quindi a fine primo tempo ci aveva scavalcato addirittura di 3 punti, 46, poi 45, poi è scesa con 2 punti in meno per il pareggio del Catanzaro. Quindi Juve Stabia 43 punti sotto di noi, diciamo, perché è in svantaggio per gli scontri diretti e soprattutto ha una partita giocata in più, quindi ottimo il pareggio del Catanzaro, soprattutto per come si è messa la partita. Bene, molto bene la vittoria del Messina sul Latina, perché permette a Latina di rimanere solamente a un punto di distanza davanti a noi, quindi a 44 punti, e considerando che Latina le ha giocate tutte 34 giornate, quindi questo risultato è importante sia per il Messina che soprattutto per noi in ottica playoff. Il Monopoli vince 3-1 con il Potenza. Beh, poco ci interessa, il Monopoli è 58 punti, molto impossibile, distantissima da noi. Il Potenza è lì a 32 punti, quindi una partita che non ci riguardava da vicino. Importante, molto importante anche il pareggio tra Monterosi e Vibonese 0-0. Forse questo è un risultato a sorpresa, perché
La Vibonese, diciamo, un passo e mezzo ormai in Serie D, quindi si aspettava magari una partita facile da parte del Monterosi, e invece no, 0-0, porta a casa solo un punto, e Monterosi, che ci stacca in classifica, si porta a 44, quindi ha un punto in più rispetto a noi, ecco perché siamo scesi alla graduatoria, però considerando che potevano fare 3 punti contro la Vibonese, questo 0-0 per noi è oro colato, assolutamente. Poi Paganese e Palermo 2-2, beh, un altro risultato che a noi ci interessa poco. Il Palermo, tra l'altro, che sta rischiando qualche pareggio di troppo ultimamente, sta scendendo in classifica, diciamo, peggio per loro. Allora a noi non ci interessa più di tanto, perché la Paganese sta lottando per le zone bassissime della classifica, no? Insieme al Messina, insieme all'Andria, insieme al Potenza. Il Palermo è abbastanza distante, quindi non è una partita che ci vede da vicino. Turris Francavilla, ricordiamo, un'altra partita rinviata per problemi Covid della squadra campana. E in questo momento Bari Fidelissandria 0-0, un'altra partita che è importante ovviamente per il discorso soprattutto primo posto. Il Bari con la vittoria di oggi staccherebbe il ticket praticamente per la Serie B. La Fidelissandria che è lì, che deve stare attenta alla Fidelissandria, perché ricordiamo in questo momento la Fidelissandria è a 7 punti dal Messina. Ricordiamo che con più di 8 punti di distacco il playoff eventualmente tra Messina e Andria non si giocherebbe, quindi l'Andria che sta rischiando parecchio. Ecco, io direi che tutto sommato è stata una domenica buona per noi, perché ripetiamo, il Picerno ha perso, il Monterosi, che tutti si aspettavano vincesse in casa con la Vibonese, ha pareggiato 0-0, il Latina ha perso con il Messina, la Juve Stabia ha fatto solo un punto col Catanzaro, quindi la classifica fortunatamente per noi si è mossa pochissimo, siamo scesi di una posizione, ma lo sapevamo, qualcuno avrebbe fatto punti, però diciamo che poteva andare peggio, quindi speriamo di recuperare il prima possibile la partita con il Taranto, anche se prima abbiamo quella con il Potenza, e cerchiamo anche, vediamo se abbiamo la possibilità di scalare qualche posizione in più, perché c'è da dire che fare i playoff da decimo in classifica è parecchio parecchio complicato, quindi c'è una differenza abissale magari tra ciuffare il nono o l'ottavo posto. Vediamo cosa sarà il finale di campionato. Ditemi la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!